Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti alla prima puntata di Video Wind, questo nuovo format che avevo in testa da tantissimo tempo e che non vedevo l'ora di portarvi qui sul canale. Regà, guardate il video perché poi a un certo punto diventerete voi i protagonisti. Davanti a me ho tre buste nere che contengono tre carte ciascuna. La busta tema argomento, la busta limiti di attrezzatura e la busta tempo di realizzazione. Ognuna delle carte che sono all'interno di queste buste contiene un'opzione. Opzioni che non conosco e che scoprirò tra pochissimo insieme a voi e che saranno scelte non da me ma dalla ruota, perché queste carte sono appunto gialle, blu e rosa. Quando andrò a girare la ruota e uscirà fuori il colore, sarà il colore della carta che dovrò utilizzare. Quindi una carta per il tema argomento, una carta per i limiti di attrezzatura e una carta per il tempo di realizzazione. Con queste tre carte dovrò andare a realizzare un video. Quindi un video che avrà quel tema argomento specifico, con quei limiti di attrezzatura specifici, in quel tempo di realizzazione, quindi tempo che dovrò utilizzare per pensare, scrivere, girare e montare il contenuto. Sulla ruota c'è anche il verde perché se dovesse uscire il verde avrò la possibilità di girare nuovamente la ruota. Per rendere tutto un pelino più semplice avrò un bonus che potrò utilizzare nel momento in cui andrò a leggere le 9 carte che sono all'interno delle buste. E questo bonus mi farà scegliere una sola carta delle carte da utilizzare delle 3 categorie. Partiamo tema argomento, così muoio direttamente. Vuoto. Legami, maschera. Limiti di attrezzatura, perché questo ci piace. Ah, interessante! Per la mia felicità, usa solo il Ronin. Io che lo odio. Uso solo un'ottica, ci può stare come cosa. Setup con al massimo 4 elementi, che vuol dire tutto e vuol dire niente in realtà. La camera, l'ottica, la batteria e la scheda. Tempo di realizzazione, quello che mi spaventa un po' di più in realtà. 7 ore. 6 ore, 5 ore. Bene, ok. Quindi adesso devo andare a decidere quale delle 3 categorie voglio scegliermi io. Dell'attrezzatura in realtà sto abbastanza tranquilla, quindi l'attrezzatura la faccio scegliere alla ruota. L'argomento, vuoto, legami e maschera. Poi non ho capito perché viene da dire legami invece che legami, però va bene. No, perché io penso a legami, cioè tipo legami proprio con le corde, quindi potrei pensare di fare un video porno, perché l'accento non c'è, quindi è o è legami o legami, è libera interpretazione. Allora io mi giocherei la carta tempo, io mi tengo 7 ore. Lascerei l'argomento per ultimo, perché così ci divertiamo alla fine. E vediamo a livello di attrezzatura qual è la morte. Via. Ho un po' di ansietta. Un pelino. Si è fermata? Si è fermata? Sul rosa? È un rosa? Quindi posso usare solo un'ottica, che era la cosa migliore tra tutte. Va bene, ok. Andiamo sugli argomenti. Via! Appunto. L'unica cosa che... È l'unico colore che non volevo, l'unico. Ero già pronta sugli altri due. Le maschere potevo ritirar fuori in una roba del videoclip che ho girato un po' di mesi fa. Il vuoto, riprendevo per un minuto qualsiasi cosa vuota. Un video sul vuoto, semplice. Legami, legami, ma che cacchio! Quindi l'obiettivo di oggi è realizzare in 7 ore, sfruttando una sola ottica, un video che abbia come tema i legami. Quindi sono le 12:19, alle 19:20 il video deve essere esportato qui sul mio Mac. Partiamo!
Allora, se devo finire alle 19.20, abbiamo detto. E potrei iniziare il montaggio alle 17. Minchia, è pochissimo tempo comunque. Quindi iniziare a girare massimo alle 3. Do 2 ore per scrivere. Così ho 14.30, 15, 16, 17, ho 2 ore e mezza di riprese e altre 2 ore e mezza di montaggio. Secondo me così me la giro bene. Quindi questo è il mio piano di produzione. Allora, legami. La prima roba che mi sta venendo in mente adesso, così cazzeggiando, pensando, è di buttare giù una sorta di testo, di racconto, di qualcosa, dove tipo i protagonisti sono le mani e queste mani fanno qualcosa. Poi magari è una cazzata, però mi sembra la cosa più semplice da realizzare in 2 ore. Andiamo nel vocabolario e vediamo proprio legame, come parola, cosa ci tira fuori, perché magari da lì qualche spunto viene fuori. Ecco, vedi, Google mi ha dato già un'altra idea, perché il legame può essere inteso anche come legame chimico e quindi non più soltanto affettivo. Allora, la chimica sarebbe figa mettercela in realtà in qualche modo. Calamite, mani, intanto il tempo scorre e io ho anche questo orologio maledetto che suona ogni singolo secondo. Ah, facciamo una cosa, partiamo al contrario, proviamo un audio, una musica. Di solito parto così quando faccio un videoclip, parto dalla musica. In questo caso non ce l'ho, non ho un voice over, c'ho solo sta roba. Oh, io c'ho sta cazzo di figura in mente, non so perché, da appena l'ho letto, con ste mani che fanno cose, ma mo' di ombre cinesi, non so per quale motivo, ma scaturizzo sta cosa, mannaggia ai legami delle corde. E quindi c'ho in mente una sorta di roba tutta... Non si capisce quello che ho in testa, però più o meno è questa cosa qua. Andiamo ambientale, ambientale cinematico. Questa potrebbe funzionare, questa cosa che ho nella testa in realtà, banalmente. Con transizioni, cosine, ci sta! No. Comincio quella di prima. Ci può stare sta cosa, se mani si avvicinano, poi si allontanano, entrano in mezzo altre cose. Facciamo una cartella sulla scrivania e la chiamiamo video wheel number one. E ci buttiamo dentro la musica. Ok, questa è la canzone. Allora, deve durare, facciamo 1 minuto. Ma praticamente sto dimezzando il pezzo, quindi togliendo 2 dei 4 che ci sono all'inizio. Qua. Questo qua è figo. Andiamo di fade. È caciara ma funziona. Forse ho fatto un magheggio. Funziona! Si sente anche il pianoforte che stacca il pedale, attenzione. A posto, abbiamo la base del nostro videoclip e non videoclip. Allora, ho trovato un'immagine che mi ha fatto scattare un campanello d'allarme. La protagonista è una sola mano, che poi alla fine, sul climax del video, ha un incontro. Possiamo cambiare tema e farlo diventare in trasformazioni, no, eh? Vabbè, scriviamo, entra una mano. Glitchate, perché ci stanno sempre bene. Non possono fare un video senza glitch, che sia fake, che sia real, glitch sempre, forever. Sì? Sì, arrivo. Vabbè, scendo, vado al volo. C'ho i minuti contati, c'ho le ore contate, devo scendere 8 piani, 8 poi, capito? 8. Ho l'idea. Non iniziamo con le mani, ma iniziamo con le calamite. Queste calamite che si entrano all'interno di questo cacchio di spazio, si cominciano ad unire e poi ci sono le mani che le allontanano e poi si riuniscono. E poi, non lo so, vorrei aggiungere un altro elemento. L'altro elemento è il bicarbonato con l'acqua, per buttarci dentro pure questa cosa della chimica, che in realtà a mo' di metafora può funzionare come cosa. Non il bicarbonato con l'acqua, il bicarbonato tipo con l'aceto. Sfondo, si vedono delle calamite singole che si avvicinano in stile stop motion. Entra una mano alla ghicchiata e a tempo si apre. Muoviamo un po' le dita, scopriamo il bicchiere con il mucchietto di bicarbonato, zoomino, mano tutta super ghicciata che si vede la flash, calamite che si uniscono, bicarbonato che si unisce alla cera, ancora le calamite con liquido, questo deve essere più bello, alla fine, c'è l'eversa del bicarbonato. E in chiusa la mano che va a rimettere le calamite nella posizione iniziale. Questo è quello che devo girare. E sono le 13.55, ok? Siamo pronti?
per girare questo vlog che non sarà un vlog. Andiamo, dai. Visto che il mio tavolo da shooting è questo che stiamo usando, tutta sta roba, dove la giro? Che cacchio faccio? Questa cosa non l'ho pensata, la sto pensando adesso. Dovrei avere da qualche parte il cartoncino più grande. Trovo un modo di appenderlo qua, dietro il tavolo. Il tavolo non lo tocco. Pop. Grazie. Come creare un portasfondo quando ti sono finiti i portasfondi? Esattamente in questo modo. Ok, le nostre 7 ore stanno continuando a passare, nel mentre solo per montare sta roba sono fatte le 14:56. Ok? Userei un'illuminazione solo dall'alto. Crocco 1, crocco 2. Sono molto preoccupata di questa cosa che sto facendo, però sono molto fiduciosa anche da un altro. 35. Tirando indietro la camera. Perfetto, allora questo ce l'ho. È ora di iniziare. Ufficialmente alle 15:24 andiamo in rec. Si mette qua. Poi si sposta. Si mette qua. Tutta questa roba che sto facendo è per fare quell'effetto fake stop motion, perché ovviamente non è che ti metti a fare foto dopo foto, ma vado, sposto l'oggetto nella scena e poi in post lo unisco come se avessi fatto quel movimento. Non dovevano farlo, però l'hanno fatto, però vabbè. Non ruotano dove devono ruotare. Eccola. Ok, quindi calamite e stop motion che entrano ci sono. Yuhu! Posizione più scomoda mai avuta per fare una ripresa. Ok, serve fare solo la chiusa della mano. Allora, quindi la cosa diventa che c'è solo questa. Questa inizialmente non c'è. Poi a un certo punto è la mano. La riavvicina. La mano va via. Ci sono. Ho poco più di un'ora. Raga, questa cosa non era prevista, ma potrebbe funzionare per una cosa. Neanche questo era previsto. Ma quanto sono potenti ste calamite? Ce la faccio! Devo fare. Allora, lo sfondo black è ok, poi lo prendiamo. Facciamoci una ripresa del tavolo vuota. Giusto per avercela. Entra una mano semi rannicchiata, poi a tempo si apre la mano, muove le dita. 57, un'ora precisa da ora. Via. Non ho più il sangue al braccio. Abbiamo anche la mano, signori. Permesso, salve. Salve. In realtà mancava un'altra cosa, la clip di apertura dello sfondo nero che abbiamo appena girato. Dobbiamo fare sta cosa col bicarbonato, ok, ma il bicarbonato farà un bordello sul tavolo. Siccome poi lì ci devo montare, che cosa ho pensato? Prendiamo una busta della spazzatura nera, che fa anche quell'effettino figo con la luce che gli sbatte sopra, e facciamo tutto là, sperando di non fare un bordello per terra, però vabbè. Sono le 16:10, ho 50 minuti per fare una clip. Ce la faremo, no? Cheat! Montate tutto là e la reazione si fa là! È il momento della verità. Alle 16:26 stiamo per girare l'ultima clip, che si dividerà in 3 clip dopo, in post-produzione. Nel caso poi si maschera tutto. Dai, esci. Vai. E ce l'abbiamo alle 16:30. Ora magicamente si rimetterà tutto a posto come stamattina. Ed eccoci pronti per l'ultimo step, ovvero il montaggio di questo contenuto. Andiamo, perché sennò non ce la faccio. Allora, prima cosa da fare, siccome alla fine ho girato il RAW e quindi
devo montare su DaVinci, mi vado ad esportare l'audio che mi sono fatta sul Final Cut stamattina. Ah, ma in tutto ciò io, vabbè, non era preventivato, ci sto pensando adesso. Gli dovrò dare un video a sto gli dovrò dare un video poi a questo, gli dovrò poi dare un nome a questo video. Chuck! Si chiamerà Legami? Anzi, Legami con l'accento. Dai. Nuovo progetto. Video Will numero 1. Legami. Niente, non ce la faccio. Ma che download della nuova versione? Skippa! Buttiamo le clip dentro DaVinci. Partiamo, perché è ora. Una cosa che io faccio sempre, una sottospecie di color già all'inizio, perché così lavoro già con una situazione colorata. Che poi, regà, fa la color con sta luce sparata nell'occhio e quest'altra nell'occhio, non ci sto a capire niente. Però va bene, ci sto al massimo la luminosità, ma non ci vedo. Quindi partiamo con il nero. Poi dopo il nero abbiamo detto che dissolvenza sul tavolo dove ci sono le calamite. Calamita 1, calamita che va indietro. Qui ci sono le calamite con le stop motion, ok? Quindi devo prendere questa clip e andare a tagliuzzarla tutta. Sono delicatissima, ma questo è il mio modo di montare. Io spacco tutto ogni volta che schiaccio un tasto. Perché è bello, capito? È proprio che dai quella botta che dici, cacchio, sì, tagliamo! Taglia! Cancella! Vai, stop! È bello, raga. Ok, questo va via. Boom! 17 e 41. Guarda che figo! Le calamite che si uniscono! Qui sto modificando ancora cose che avevo pensato nel mentre. Aggiungendo glitch che non dovevano esserci, strobo di robe, vediamo se funziona. Che figo, che viene tutto fuori dal bicchiere come esplode. Ma che ora finivo? Alle 19:20, mi stavo prendendo un colpo che alle 19 perché sono le 17:55, allora mezza micro pausa che bevo, raga. Sono le 18, quindi ho 1:20 per chiudere sto video e io ci devo riuscire, devo fare 1 ora di montaggio e gli ultimi 20 minuti me li devo dedicare a quello spruzzo di color che manca. Se deve correre, mi manca questo cacchio di pezzo qua. Ci sono le goccioline dell'acqua che vanno a tempo con la batteria, raga, mentre scende l'aceto nel bicchiere. Ditemi c'è! Chiude, mano, calamite. Bellissimo. Madonna, che figo! Perché praticamente la ripresa, quella stretta, del solo le calamite che si uniscono, e le calamite si muovono praticamente allo stesso modo in cui si stanno muovendo sulla larga. E quindi facendo un taglio, come se fosse un taglio in asse, anche se un taglio in asse non è, sono due clip completamente differenti, anche l'inquadratura, sembra uno zoom su quella roba là. Bello, mi piace anche il valzer che gli fa fare la mano. Ho pensato in realtà al valzer del moscerino, vi dico la verità. È la musica che mi dava proprio questo movimento e che faceva questo, messo avanti e poi a reverse. Era il valzer della mano ed era figo. 18:16, dai! Qua. Ok, devo aggiungere sta roba a questa mano che fa le cose con le calamite, allora. 18:25, vai. Bello! La mia library di sound. Prendiamo questo. Reverse, allarga e poi velocizza. E questo è il trucchetto bellissimo. Bello. Cioè, sto prendendo tutte le clip delle mani, le sto tutte modificando con velocità, reverse e cose. Fanculo! Mettiamo una bella vignettona alla fine. Dai, si è chiuso quasi DaVinci. Apriti! Manca un minuto! Dai. Salva. E aggiungi. E render. Eccolo qua. Export.
Eccolo. Eccolo! Le 19:20. Sono morta. Sono tanto morta. Obiettivo raggiunto, ma prima di farvi vedere il risultato finale, vi lancio una sfida. Realizzate anche voi un contenuto da un minuto utilizzando le mie stesse opzioni, quindi ci dovete mettere 7 ore per realizzarlo, dovete utilizzare una sola ottica e il tema deve essere legami. Condividetelo su Instagram taggandomi e utilizzate l'hashtag VideoWill e il più bello, quello che mi piacerà di più, lo farò vedere nella prossima puntata. Ovviamente la sfida è aperta a chiunque, quindi anche se non siete professionisti, provateci perché non è detto che scelgo quello fatto meglio tecnicamente. Ma prima di farvi vedere il risultato finale, bene, vi avevo detto che eravate voi i protagonisti ed ecco, è arrivato il vostro momento, perché dovete commentare qui sotto con le opzioni che volete che troverò nella prossima puntata all'interno delle buste. Le buste nere. Perché i commenti più divertenti, più interessanti, saranno inseriti proprio all'interno delle carte che mi ritroverò davanti la prossima volta. Quindi, raga, sono nelle vostre mani. Quindi, raga, io spero che questa prima puntata di VideoWill vi sia piaciuta. Fatemelo sapere. Ovviamente non vi dico quello che dovete fare, lo sapete, scrivetevi le cose, le solite robe. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao! Alego, comunque, è una bomba, eh? Modificata, però una bomba, grazie.